Momenti di grande e piccola storia. E il titolo della mostra è esposta fino all'11 gennaio nell'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assemblea regionale a Torino. Curata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero Bormida, propone una serie di pannelli e immagini relativi alla storia del piccolo comune astigiano durante la proclamazione del Regno d'Italia, l'annessione del Regno delle Due Sicilie, l'indizione del primo censimento e la prima guerra mondiale. Noi abbiamo organizzato questa mostra anche per rendere più importante il nostro paese, ricollegando la storia nazionale a quella appunto delle nostre zone, di Monastero Bormida, che è il paese da dove vengo io. Questa mostra è stata fatta grazie al Consiglio Comunale dei Ragazzi di Monastero. Ci siamo incontrati alcune volte, abbiamo fatto queste due mostre, una che è sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia e l'ultima che abbiamo fatto, che è dai 100 anni della Grande Guerra. Incontrandoci poi abbiamo anche scoperto che storie nuove sul nostro paese. Ringraziamo anche il Comune perché ha messo a posto tutto l'archivio storico comunale, dandoci anche molte lettere, molte cose storiche da cui prendere appunto la traccia della nostra storia. E così poi noi pensiamo anche di fare magari altre ricerche, altre cose da esporre magari sempre sulla vita del nostro paese, ricollegandoci alla storia nazionale.